Con Uslo Web Radio la formazione professionale diventa smart. Come? Con Radio Learning, la nuovissima sezione dell'app di Uslo Web Radio. Formazione e aggiornamento professionale da colleghi a colleghi sul tuo telefono. Scarica o aggiorna l'app di Uslo Web Radio, accedi a Radio Learning dal menu principale e scegli i corsi per conseguire i crediti formativi. Radio Learning è il nuovo modo di curare la tua formazione mentre sei a casa, in pausa dal lavoro, mentre attendi la tua udienza o il turno in cancelleria, mentre fai shopping o durante l'attività fisica. Acquista il corso a soli 1,99€. Ascolta e rispondi alle semplici domande e alla fine scarica l'attestato. Adesso hai capito? Con Radio Learning la formazione professionale diventa smart. Condizioni di vendita ed elenco dei corsi accreditati su www.webradiouslow.it. Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano. Anche quando un amico fa qualcosa che non ti piace, egli continua a essere un tuo amico. Qualunque azione motivata dal furore è un'azione condannata al fallimento. Buongiorno, svegliati avvocatura. E buongiorno, svegliati avvocatura. Dopo 2 anni siamo ancora qua. Chi pensava che fosse semplicemente una piccola avventura potrà ricredersi. La nostra radio continua e noi abbiamo superato i 2 anni. Supereremo i 7 anni famosi del così richiesti per i rapporti duraturi. Alla regia di Adele un saluto e a Milena Miranda la risposta. Che risposta, che ti devo dire, Angelo? Non lo so, i famosi 7 anni, supereremo la crisi del 7° anno. Chi lo sa, comunque sicuramente abbiamo imparato a camminare, perché dopo i 2 anni i bimbi imparano a camminare, magari tra poco impariamo anche altro. Senti Angelo, io ti volevo dire una frase di Ennio Flaviano che secondo me ci azzecca un po' con la nostra situazione politica. Ennio Flaviano diceva: la situazione politica in Italia è grave ma non è seria. Tu che ne dici? Che per me è grave e seria e allo stato in una sorta di così by di stand by, che proprio non mi mette un pochino di agitazione, ma come, un po' di inquietudine. Come avrete visto, avrete letto anche dai giornali, quelli meno schierati, insomma, tralasciando quelli schierati, quelli più obiettivi almeno parzialmente a livello economico, parlano di una stasi, di un'attesa, che sono i mercati, sono tutti lì ad aspettare le nuove dal sistema italiano. Io penso che con molta franchezza e con molta angoscia, io credo che i mercati ci daranno un brutto segnale nei prossimi 10-15 giorni, perché leggo nessun cedimento da parte di alcuno dei cosiddetti vincitori, comunque o di coalizione o di partito, a differenza di quello che si è creato in Germania, quella specie di stand by poi risolto dopo 6 mesi. Ma anche non solo in Germania, Angelo. Sì, vabbè, però considera che anche in Spagna hanno avuto tutta una serie di problemi. Noi anche in radio ne abbiamo parlato, anche attraverso Marco Miccichè, cioè non è che ci spaventa più di tanto rimanere senza senza un governo. Ci spaventa che questo governo, diciamolo, possa essere anti-europeista, perché in realtà la spinta di entrambe le il Movimento 5 Stelle da una parte e la Lega dall'altra, perché poi l'Italia si è divisa anche a metà, in realtà in entrambi i casi è molto molto anti-europeista. Il Movimento 5 Stelle a un certo punto è tornato
tornato indietro su determinate posizioni. La Lega non mi risulta. No, e... no, ieri sera lo ha chiarito Salvini, ha detto che loro si adegueranno a questa Europa, ma andranno lì per cambiare tutti i trattati. Il che non credo che l'Italia abbia una tale forza per poter andare a imporre cambiamenti di trattati, se non col beneplacito anche di Francia e Germania. Cioè, certo. Non abbiamo. Per cui non questa, abbiamo questa cosa mi spaventa non poco, ma non tanto per il fatto europeo, tanto per il fatto che in questa transizione a rimetterci ci saremo noi, che saremo in una specie di limbo con provvedimenti immediati da adottare da aprile ai bilanci, a tutto quello che ricade in un'attività economica di un'azienda normale, figuriamoci in uno stato della nostra caratura. Io però sai, dico, dato che ho sempre sostenuto che la democrazia è fatica e che questa fatica è stata fatta prima di noi, no? Dai nostri nonni, dai nostri genitori, non posso pensare che poi vada completamente dispersa, né penso che il nostro Presidente della Repubblica consentirà poi un governo, diciamo, lanciato su posizioni che poi tutto sommato sarebbero anche incostituzionali. Quindi diciamo che da questo punto di vista forse sono un pochettino più tranquilla di te. Comunque i giornali, diciamo, tipo Il Dubbio, no, che si occupano di avvocatura, sono due giorni che non fanno altro che parlare di politica, quindi ne abbiamo nel nostro piccolo parlato anche noi, ma oggi dobbiamo parlare di altro, Angelo. Sì, ecco, oggi andiamo sul più concreto. Oggi parliamo dell'accensione del 5G a Roma e della nuova tecnologia. Ne parleremo con Marco Scialdone, che fa parte dello staff dell'assessorato Roma Semplice ed è un collega il quale ha volentieri rilasciato questa intervista su questa novità romana. E poi passeremo a fatti ancora più concreti, come quelli del condominio, con l'avvocato Dina Golucci del Foro di Brindisi, sulla eliminazione delle canne fumarie di proprietà esclusiva quando non possono essere decise dal condominio. Un breve stacco alla pubblicità e poi possiamo iniziare. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Hai qualcosa da dire? Contattaci 331-309-7852. E come preannunciato, adesso l'intervista a Marco Scialdone, curata appunto da Angelo Marzo. Marco Scialdone del Foro di Roma, che è nello staff assessorato Roma Semplice. In questa intervista Marco Scialdone ci parla della tecnologia 5G che sta per partire a Roma. Ascoltiamo. Le interviste in diretta di Uslow Web Radio. Buongiorno a Marco Scialdone. Buongiorno. Ciao Marco, siamo con Marco, un collega, un amico e componente dello staff assessorato Roma Semplice. Qualche giorno fa è stata attivata la prima connessione 5G, la rete mobile di quinta generazione proprio a Roma, e mi pare che tu in questo progetto abbia fatto qualcosa. Cos'è il progetto Roma 5G? Sì, guarda, il progetto Roma 5G è stato avviato a settembre dello scorso anno con un protocollo d'intesa che Roma Capitale ha sottoscritto con Fastweb, e a cui poi a gennaio si sono aggiunti due importanti operatori del settore delle telecomunicazioni, che sono Ericsson e ZTE.
è un progetto che è finalizzato a portare a Roma la sperimentazione della rete mobile di quinta generazione, che è la rete che a partire dal 2020 in poi sarà quella che sostituirà di fatto la rete attuale del 4G ed è una rete che determina veramente un salto di qualità nella tipologia di servizi che possono essere offerti, perché noi abbiamo acceso la prima antenna qualche giorno fa in questo evento pubblico che è stato fatto. Solo per dare un ordine di grandezza, quando si attiva una connessione 5G la velocità in download arriva da un dispositivo mobile, quindi immaginiamo un cellulare, la velocità in download arriva fino a 20 gigabyte al secondo, quindi una cosa mostruosa. Quindi dovremmo anche forse cambiare, saranno cambiati forse anche gli attuali cellulari, perché penso che riescano a reggere una simile connessione così rapida, no? Sì, assolutamente, sarà un cambiamento anche di tutti i dispositivi. Il mercato pensa di fornire i primi dispositivi di alta fascia già a partire dal fine di quest'anno, al 2019, e poi anzi andrà verso il mercato più completo probabilmente verso il 2020. Perché ha un rilievo così importante nel diritto delle comunicazioni questo il 5G? Ma è un cambiamento sicuramente molto importante anche rispetto agli operatori che entreranno sul mercato. Adesso sta per partire l'asta delle frequenze per il 5G. Con l'ultima legge finanziaria è stata introdotta una disposizione specifica che delega all'Agicom, cioè l'autorità di garanzia delle comunicazioni, il compito di effettuare la gara per affidare le frequenze su cui poi viaggerà questo segnale, e significa aprire anche uno scenario nuovo rispetto a potenziali nuovi operatori di mercato, perché uno dei temi che si sono posti anche nel dibattito parlamentare è quello di strutturare i lotti di assegnazione in modo tale da garantire anche la possibilità a nuovi entranti di inserirsi nel mercato e quindi di ampliare la concorrenza, e significa anche ampliare l'offerta per i consumatori. Questo è un passaggio decisivo molto importante, vediamo se l'Agicom andrà in questa direzione, cioè nella formulazione del bando prevederà delle clausole di salvaguardia per i nuovi entranti per evitare che il mercato sia cannibalizzato dai soliti noti. Qual è l'ambito di applicazione poi del 5G? Il 5G è una tecnologia incredibile, perché ha come due tratti caratterizzanti: da un lato la grandissima capacità di spostare dati, come abbiamo visto velocità che arrivano fino a 20 volte di più da mobile, quella che è la migliore velocità che attualmente si raggiunge con un collegamento in fibra a casa da fisso, e l'altro elemento è la bassissima latenza, cioè significa che il segnale di fatto non si perde mai. Questo abilita tutta una serie di scenari che sono quelli dell'internet delle cose, della telemedicina, dei servizi di mobilità avanzata, anche dei servizi di realtà virtuale, di realtà immersiva nell'ambito del turismo, che al momento invece non sarebbero possibili senza queste due caratteristiche. Ad esempio, nella sperimentazione che stiamo facendo su Roma, noi abbiamo individuato tre settori verticali di sperimentazione, che sono per l'appunto quello del turismo, quello della videosorveglianza avanzata e quello della smart mobility, proprio perché sono i tre settori in cui più l'impatto di questa tecnologia è in grado di far vedere la differenza ai cittadini e in generale ai consumatori. L'altro aspetto molto interessante che emerge nei dibattiti è che con questa tecnologia ci saranno tantissime SIM, quindi tantissime tesserine che non saranno che non avranno come destinatari delle persone umane, ma degli oggetti, quindi avremo delle SIM human e delle SIM non human, perché appunto saranno proprio per degli oggetti che dialogheranno tra di loro. Quindi così, visto che il programma generale è la cosiddetta Smart Nation, no? Quindi questo è proprio un avvio di questo tipo di soluzione o no? Sì, assolutamente, cioè è una tecnologia abilitante, quindi è una tecnologia che consentirà tutta una serie di attività che in questo momento sono precluse, perché certo, o il segnale è troppo basso oppure c'è una latenza eccessiva, e invece consentirà appunto un approccio completamente diverso ai servizi. Immaginiamo, adesso sembra una cosa futuristica, ma veramente si può immaginare che fra 5-10 anni molti dei servizi saranno cosiddetto machine to machine,
machine, cioè saranno tra oggetti che interagiscono tra di loro senza neppure più l'intervento umano. Io quello che ti volevo chiedere come ultima domanda, Marco, sotto il profilo nostro professionale, tu pensi che possa rivoluzionarci o comunque cambia soltanto la velocità delle operazioni? Secondo me può rivoluzionare anche la professione, perché comunque abilita tutta una serie di servizi anche legati all'uso dell'intelligenza artificiale che sempre più si vanno diffondendo nella professione forense. Poi c'è un ambito invece proprio tecnicamente professionale che si apre, che riguarda appunto tutte le nuove attività legate a questi servizi di telecomunicazione che necessiteranno anche di assistenza legale, e non ultimo anche un mercato nuovo per i consumatori, quindi anche per chi si occupa in generale di diritto dei consumatori si apriranno delle querelle che attualmente diciamo non sono possibili e che invece probabilmente si verificheranno nel corso dei prossimi anni. Peraltro un dato normativo interessante: a breve dovremo avere anche il codice delle comunicazioni elettroniche europeo, quindi diciamo esattamente col percorso che è stato seguito con il regolamento privacy comunitario, dovremo avere la stessa cosa per il diritto delle comunicazioni elettroniche, quindi anche lì ci sarà una vera rivoluzione. Bene, Marco, ti ringrazio, un in bocca al lupo per il tuo lavoro come staff dell'assessorato e un in bocca al lupo anche al Comune di Roma. Crepi il lupo, saluti a tutti. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo, da quasi 40 anni, lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare. Perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi, da colleghi a colleghi. E adesso l'intervista a Dina Colucci, sempre intervistata da Angelo Marzo. Dina Colucci del Foro di Brindisi sulla eliminazione delle canne fumarie di proprietà esclusiva quando non possono essere decise dal condominio. Ascoltiamola. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Buongiorno Angelo. Allora Dina, parliamo di canne fumarie, perché sai che in questo periodo bisogna stare attenti. L'assemblea condominiale può deliberare la chiusura delle canne fumarie di proprietà esclusiva? No, assolutamente no. L'assemblea non può decidere di chiudere le canne fumarie di proprietà esclusiva, neanche quando le stesse possano essere fonte di un presunto pericolo. Per essere più chiari è bene partire da un esempio. Nel caso in questione, un amministratore di condominio, in seguito all'intervento dei vigili del fuoco a causa di un problema verificatosi a due canne di proprietà esclusiva di uno dei condomini, decide di far chiudere queste canne fumarie e di addebitare la relativa spesa al proprietario esclusivo. Successivamente convoca l'assemblea per ovviamente ratificare, al fine di ratificare la piena legittimità del suo operato. L'assemblea ratifica la legittimità dell'operato e delibera la chiusura delle canne fumarie e l'addebito della spesa al proprietario esclusivo. Il proprietario esclusivo ovviamente non è d'accordo, e che cosa succede? Impugna praticamente la delibera, ritenendo la stessa illegittima. La stessa vicenda, infatti, questa vicenda fra l'altro è giunta anche in Cassazione, proprio in seguito al ricorso presentato dal proprietario esclusivo delle canne fumarie. Secondo la Cassazione, quindi, la delibera in questione, che incide sulla sfera giuridica del condomino proprietario delle canne fumarie, addebitandogli in sostanza una presunta responsabilità per fatto illecito, cioè come se la assemblea si fosse sostituita ad un giudizio, certo, e avesse in sostanza accertato la presenza di una responsabilità del proprietario esclusivo in relazione alle canne e ai possibili danni che queste potessero creare ai condomini oppure a terzi. La Cassazione ha detto no, la delibera in questione non può assolutamente, è nulla ed è illegittima ed è stata assunta in violazione di quelle che sono, di quello che è l'articolo 1135 del Codice Civile. Certo. In
altre parole, quindi, come correttamente, fra l'altro, nella stessa questione aveva già deciso il giudizio di primo grado, prima che questa vicenda approdasse in Cassazione, all'Assemblea non è mai permesso di accertare fattispecie di responsabilità in capo ad uno dei condomini, poiché non rientra fra le attribuzioni legali proprie di tale organo deliberativo. Ricordiamo che cosa può fare in sostanza l'Assemblea: confermare l'amministratore, provvedere all'approvazione di un preventivo, approvare delle innovazioni o degli interventi di manutenzione straordinaria, ma di certo non ha né il potere né la facoltà riconosciuta dalla legge di poter accertare la presenza praticamente di responsabilità in capo a uno dei condomini. Certo. Quindi tale delibera è assolutamente illegittima. Questo è, diciamo, il principio che si evince dalla sentenza. Quindi quello che io ti chiedo e che chiedo, quindi nemmeno, cioè, partendo da un intervento di un'autorità pubblica o di comunque di sicurezza, quale possono essere i vigili del fuoco a questo punto? Perché punto no, perché sarebbe stato legittimo, come poi vedremo, avremo modo anche di chiarire nel corso di questa intervista, sarebbe stato più legittimo a questo punto, in seguito all'intervento dei vigili del fuoco, che magari avesse accertato la presenza di un potenziale pericolo, che fosse insorto in sostanza un accordo fra condominio e proprietario esclusivo, ove, e in virtù di questo accordo e di questa convenzione, il proprietario esclusivo decide di assumersi la responsabilità dell'accaduto e di provvedere al pagamento della relativa spesa. Ma di certo l'Assemblea non poteva assolutamente sostituirsi, certo, ovviamente, ad un giudice nell'accertare la presenza di responsabilità. Questo è, diciamo, il principio sostanziale che emerge. Quindi, cioè, per la Corte d'Appello, ma forse anche per la Cassazione, no? L'assenza di quegli elementi che possono testimoniare l'installazione risulta irrilevante, no? In quanto, cioè, si tratta di esclusiva proprietà, no? No, quindi, sì, certo. Certo, sull'installazione, ovviamente, riguardo all'installazione, ovviamente in questo caso non si fa menzione. L'elemento da cui ovviamente parte poi nella parte finale la sentenza è il fatto che tale tipo di delibera deve considerarsi come assolutamente nulla, perché è contrario ovviamente ai principi previsti dalla legge e alle attribuzioni proprie riconosciute all'organo deliberativo. Essendo nulla, è sottratta anche al termine di impugnazione di 30 giorni previsto ordinariamente per le delibere, quindi ovviamente potrà essere impugnata in qualsiasi momento dal condomino, in questo caso proprietario esclusivo. Tra l'altro la Cassazione ha già più volte ribadito che è affetta da nullità la delibera condominiale con cui, senza il consenso unanime dei condomini, si modificano tanto i criteri legali per la ripartizione delle spese, e cioè quei criteri previsti dall'articolo 1123, quanto quelli previsti dal regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune. Di conseguenza, precisa in relazione al caso di specie la sentenza, la Cassazione, la delibera che viene ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, o che, come nel caso di specie, determina un mutamento di valore della proprietà del singolo condomino, può essere assunta solo, come dicevo prima, in seguito ad una convenzione che venga ad insorgere, ovviamente, tra condominio e condomino proprietario esclusivo. Solo in questo caso avrebbe potuto disporre ovviamente quello che ha stabilito la sentenza dei condomini. Forse in unica parola, come dici correttamente tu anche nell'articolo, cioè tutte le qualvolte esorbita dalle proprie attribuzioni, no? Dalle proprie, in sostanza sì, il fulcro della vicenda è questa, cioè mantenere la legittimità di una delibera tenendo conto di quelle che sono le legittime attribuzioni che la legge riconosce all'Assemblea dei condomini. E quindi qual è il nostro punto di riferimento? È il 1135. Un'Assemblea può deliberare nelle materie elencate, faccio un esempio, come ho detto prima, confermare un amministratore, provvedere alla sua nomina, disporre innovazioni, ma di certo non può esautorare il potere proprio di un giudice accertando una responsabilità e addebitando ovviamente tutte le conseguenze che derivano dall'accertamento di tale responsabilità. Va bene. Questo, diciamo, Dina, quanto emerge?
Come al solito sei sempre precisa e molto chiara nei concetti e di ciò ti ringrazio e ti ringrazio della tua cortese intervista. Grazie a te, Angelo, a presto. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradio.youslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. E con questa intervista si conclude la nostra trasmissione. Nei prossimi giorni seguiremo, anche se con pacato distacco, anche magari sperando di poter portare ai nostri microfoni qualche avvocato o qualche politico che abbiamo seguito precedentemente all'inizio del voto. E per oggi è tutto, un saluto da parte mia, un saluto alla regia di Adel e a Milena Miranda che vi lascerà con i suoi saluti. Eh sì, Angelo, l'hai già anticipato, stiamo cercando di contattare, io personalmente sto cercando di avere ai nostri microfoni il presidente del Consiglio dell'Ordine di Nola, che comunque è stato eletto al Senato per il Movimento 5 Stelle, e cercheremo di avere ai nostri microfoni anche altri colleghi che poi sono stati eletti. Io vi lascio con una frase che significa tantissimo: si va avanti, magari con qualche pezzo in meno, magari con qualche cicatrice in più, ma l'importante è guardare sempre avanti, perché quel che lasci indietro evidentemente non meritava di camminarti a fianco. E svegliati, avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouSlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.